Adesso vi faccio vedere un po' che cosa abbiamo in mente di fare. Giusto così. Dentro, aspetta, ruote dritte, ok, gas, dall'altra parte, frenala, ok, gas, e amen, facciamo il funerale a fine stagione, frenala, la prendo troppo là, giusto? Sì, vero, frenala, aspetta, gas, dall'altra parte, ok, gas, frena un attimo, aspetta, lasciala scivolare, gas, aspetta, dentro, ok, dall'altra parte, ok, gas, frenala. Come avrete visto, ho lasciato spazio al video, non c'è introduzione, non c'era niente in questo video. E sì, sono stato su una Subaru qua a Livigno e sì, ho fatto un bel giro per provarla e vi posso assicurare che è un casino enorme. Dal video sembra che io stia andando pianissimo, ma perché ti caghi in mano, cioè proprio veramente, hai paura di sbattere da un momento all'altro perché la macchina è incontrollabile sul ghiaccio e... quindi, nel senso, stai lì e pensi, ma come fanno i veri piloti di rally quando magari hanno i rally in Svezia o in Norvegia, dove ci sono quei posti tutti completamente ghiacciati, come fanno ad andare così forte? Perché io stavo andando a malapena a 70-80 su quella pista e invece i piloti di rally vanno a 150-160, e come fanno? Comunque sia, tralasciando il mio aspetto orribile con questo sottocasco, però tra poco andrò a sciare e in questo video ho voluto inserire anche questa, ovvero farvi vedere la nuova Insta360 che ho comprato proprio qua a Livigno e voglio proprio vedere come riprende con sugli sci, appunto voglio fare dei video carini e tra l'altro anche le riprese che avete visto dentro la macchina erano state fatte con questa e che dire, prime impressioni, sicuramente conviene prendere questa anziché comprarsi una GoPro perché non abbiamo più la bega di inclinare l'inquadratura, perché voi riprendete a 360 gradi, poi dopo con calma scegliete la vostra inquadratura preferita. Ci sono gli slow motion chiamati bullet time, può fare i time lapse e è iperstabilizzata, insomma è veramente una figata. Vi lascio ai video sugli sci.